Siciliano e Scalia. Ecco, vedi, da buon siciliano, perché sta svelando il nostro grande Corrado Scalia, mio amico, che è di origine siciliana. Eh sì, sono di origine siciliana. I miei genitori, da parte di mio padre, perché mamma era romana, proprio romana, la chiamavano Rita Rivoltati, Rita perché Rivoltati. aveva questi capelli rossi lunghi fino alla vita, Che una cosa. poi era dedicato a Rita A Rita Hayworth, per chi non Hayworth. lo sapesse. Allora, oggi sono qui con questo mio amico, questo, ho usato questo detto un po', questo, un Massimo, po' che per aromatica, vecchietto, questo. vai, insomma, No, comunque, ormai. Corrado Scalia è un bravissimo attore di teatro. Ora, senza fare nomi, perché ci sono dei personaggi che non No, amano non li molto essere facciamo, nominati, no, però io appunto. la prima volta che ti ho visto in teatro, pensa che te sto a ricordare adesso, ti ho Ecco. visto al Teatro 7 che interpretavi un commissario di polizia. Hai Pensa capito tu, la prima volta che ti ho visto e non Killer ci Show, conoscevamo? Killer Show. Io stavo con altri, ero venuto a vedere altri amici e praticamente tu eri questo commissario. Commissario Però c'è poi di un'altra cosa polizia. bella con Corrado, anche se Commissario. poi insomma ci frequentiamo poco, però insomma c'è una grande stima tra noi. Abbiamo anche per un mese condiviso il palcoscenico in Café Chantant al Teatro delle Al Muse. Teatro delle Eh? Muse, il Caffè Ti Chantant. ricordi? Io facevo una perla finale proprio dello spettacolo e tu mi Beh, aprivi il sipario. al Teatro delle Muse ci sono stato tanti anni, Beh, un insomma. altro posto che è casa Un tua, bei insomma. ricordi, sì, praticamente la casa, Anzi, salutiamo i nostri ma amici no, salutiamoli Rino, tutti, Rino, Geppi, Wanda, Vanna, Geppi, m'hanno, loro mi hanno Roberta. trattato veramente come uno di casa, devo dire la verità, proprio io mi sono sentito veramente a casa No, lì con loro. pure per me. Io lo dico sempre, un po' è uno di quei posti che sento molto casa mia. Senti, Corrado, ma tu come hai cominciato a fare teatro? Se ti racconto come ho cominciato non ci credesti. Tu pensa che io per 20 anni, perché ho un'età, io facevo tutto un altro mestiere, mi occupavo di moda, vestivo le signore. Addirittura. Infatti Eh sì, sono nato in mezzo ai stracci perché i miei genitori tu hai facevano usato un questo detto che io conosco, perché pure io prima di fare musicista ho lavorato nel lavoro. prêt-à-porter e Ecco, quindi si chiamano i vedi, c'ha stracci. comune pure questo. Sì, mio Certo. nonno li chiamava stracci, Visto, sono sai pure che. quelli filmati Sì. al mare, che si chiamano Cioè, ma ancora stracci. vieni in stracci? Ancora vieni in stracci. E che è successo? È successo che purtroppo papà è mancato giovanissimo, cioè 59 anni. Lui era il fulcro, il punto di riferimento anche del lavoro. Il mio con lui era un rapporto più che padre-figlio, era un rapporto Quasi proprio da. dirigente. Ah, Sì, ecco, sì, quindi. sì. Beh, lui mi amava da morire, però era questo rapporto, no? E quindi diciamo che in un certo senso la sua morte mi ha liberato da un qualcosa che io dovevo fare fin da piccolo, non si era mai posto il Infatti tu problema del potessi mio fare un'altra futuro. cosa, Se è insomma. maschio allora non c'eravamo, Ecco, eh? certo. Se è maschio farai il lavoro di papà. E quindi, ma che proprio, me lo sono fatto pure andare bene, se Sì, però guadagnava tu pure bene, c'avevi la erano pure. voglia però di C'era fare sta vocetta che dentro ti che non. chiamava. Io giravo tutta l'Italia, non ne potevo più. E quindi la sua ripartita, io feci due cose, mi ricordo. Allora non c'erano i telefonini perché papà è mancato nell'86, nascevano appena allora, ma insomma costavano 1 milione. Io feci due cose quando dall'ospedale mi dissero che ormai era l'8 luglio, io compio gli anni al 6, era l'8 luglio dell'86. Io misi il gettone al telefono, chiamai i commercialisti di mio padre, che erano anche i miei, e gli dissi: signori, io da questo momento ho chiuso. Poi sono uscito, ho preso l'agenda, che era il prolungamento del braccio, praticamente tu vivi, l'ho Certo. presa e l'ho buttata nel cassonetto. Io dal 1986 non ho mai più toccato un'agenda. Poi capitò, perché poi mi capitò tutto insieme, la separazione, il mio figlio, il dover trovarmi Sì, praticamente ma a qual è stata la cosa gestire. proprio che ti ha La fatto cosa che mi ha scattare? fatto scattare è che io avevo conosciuto una ragazza che poi purtroppo è mancata pure lei e stava male, e io ero lì che la curavo, però era agosto, mi giravo i pollici, questa stava lì, non sapevo che fare. E allora scrissi una storia più che altro per fare un po' di ordine al guazzabuglio che c'avevo nel cervello. La lesse un amico che aveva non una scuola, Aveva a che fare comunque col sì, con teatro, insomma. teatro, danza, una bella cosa. Cioè.
Dice, sai, è una bella storia, ci piacerebbe metterla in scena questa primavera, dice, però è difficile tradurla in testo teatrale. Dico, guarda, io mi è sempre piaciuto, poi sono sempre stato a teatro, mi è sempre piaciuto scrivere. Quindi nasce questa cosa nasce come autore. Faccio questa cosa, poi sai, cominciamo a prepararla, eccetera. Un po' di soldi l'avevamo rimediati, allora qualche soldo di sponsor lo trovavi. E mancavano 2 settimane, avevamo finito i soldi, sai, inesperienza, cose, come facciamo, come paghiamo gli attori, dico, senti, la sua memoria, l'ho scritta io. E l'hai fatto il personaggio te. Antonio lo faccio io, che poi è un personaggio che questo arriva in teatro che lo spettacolo è già cominciato, c'è un'altra cosa, lui arriva in ritardo, quindi si trova in mezzo al pubblico. Vabbè, adesso però ti devo interrompere perché sennò poi non faccio il tempo a farti l'altra cosa. Quindi comunque insomma tu hai cominciato così, come la commedia con un grande successo e la gente. Senti, però nel frattempo comunque, siccome sai, noi prima, io prima di fare questi incontri, poi magari una chiacchierata a telecamere spente ce le facciamo. E allora prima mi ha confidato una cosa che mi ha subito reso felice, il fatto che c'è una canzone molto legata alla sua vita invece privata. Io ogni tanto mi tocco perché qua ci abbiamo le zanzare che ci stanno ammassando, se fortunatamente si è tenuto la giacca, ma mi ha raccontato una cosa, mi ha fatto pensare che avevo l'occasione di poter cantare questa bellissima canzone, ovviamente te ne faccio un pezzettino solo, che occhi di ragazza, quanti cedi, quanti mari che ci aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo vedo i sogni che farò. Mamma mia, mi ricordo indietro, 40 anni. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Senti, avevo 17 anni. In che zona abitavi? Allora abitavo a Montemario, Montemario, a Torrevecchia. Sì. E c'era sta ragazza che veniva con un'amica sua, perché no, che allora oh, non mi toccarsi i pareti, pensavo tra poco, o tra poco lo levamo, tu adesso, le prime puntate c'era il muro. Speriamo proprio che le adesso presto, lo leviamo presto. Po'. E c'era sta ragazza che allora, sai, parliamo del 1970, e ragazze a casa alle 8 di sera dovevano stare, se no erano guai. E c'erano queste due ragazze, e questo mio amico mi disse, senti, io esco con una ragazza, vuoi uscire pure te, così ci usciamo in quattro, ma fanno uscire. Solo che poi ho scoperto che lui ha chiamato me, perché siccome questa era alta, e io ero l'unico alto, diciamo. Vabbè, non piamo, piazza argomento con me. Senti, invece, ascolta una cosa, invece adesso mi devi dire, prossimamente, visto che insomma tutto quello che sto facendo, questo giro nasce dal blocco che c'è stato, stiamo riprendendo. Adesso qual è il prossimo impegno? Guarda, io è capitato, pensa, vedi tante volte come ritornano le cose. Questa mia amica, una letterata, una scrittrice, con la quale ho cominciato, pensa, scrivevamo, lei scriveva i classici a rovescio, divertentissimi, e facevamo in teatro. È stata 3 anni, mi ha contattato, perché lei poi è andata a vivere in Puglia, mi ha contattato, dice, guarda, dice, io ho scritto un testo sulla vita di Leone Tolstoi. Dice, lo puoi fare solo te, Leone Tolstoi, sei vecchio, lo puoi fare. E quindi sto preparando questo lavoro che andrà in scena il 10 e l'11 ottobre a Bolsena, perché noi abbiamo preso, diciamo, in gestione il Teatro Comunale di Bolsena. Come si chiama il teatro? Proprio comunale, comunale di Bolsena? Bolsena, così magari qualche amico che... Ce n'è uno grande e uno piccolo. Quello piccolo, diciamo, lo usiamo appunto per cose più di nicchia come questo, appunto. Certo. E faremo questo lavoro molto interessante, molto 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 forte, molto pieno, che sto preparando proprio adesso, faccio pure la regia. Nella speranza che qui, sai, ogni mattina... Certo, ognuno non si sa ancora quello che... Nella speranza che si possa fare come andrebbe fatto, insomma, perché, sai, poi dipende anche il pubblico.
Quanta voglia c'hai di tornare sul palco? Tanta. Tu mi hai detto l'ultimo spettacolo mancavo. L'hai fatto, vabbè, qualcosa a quest'estate l'avete fatta. Basta, estate abbiamo fatto i primi d'agosto, se era fine. Però mi hai detto qua prima del blocco il 5 prima febbraio. Prima del blocco io ero alla Spezia il 5 febbraio, ed è stato l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto il 5 febbraio. Quindi è stato pesante, credimi, è stato pesante. Poi mi hai raccontato qui in zona, venivi a farti delle ricche passeggiate. Però non diciamo che zona è, ma lo sai, perché sennò poi la gente vede che è così che è e salza i prezzi delle case. Sì, perché insomma in questo gioco che io sto facendo sulla macchina qualche amico mi ha raggiunto, qualcuno, anzi più di qualcuno l'ho raggiunto io, perché comunque è divertente. Senti, e non c'è nulla in programma per adesso alle Muse? Visto che no, prima abbiamo con le muse abbiamo un po', ci siamo un po' allentati. Così, anche perché sai che c'è, che dopo tanti anni, io sono stato più di 10 anni con loro, certo, sì, ma no, spettacoli uno dietro l'altro. A un certo punto c'è il cambiamento necessario, sia da parte loro che da parte mia, giustamente, è anche come questo, se no diventa. Alla fine poi che fai? Diventi quasi un impiegato, insomma. Ma siamo pieni di moscerini. No, questo guarda, è una cosa pazzesca. Io sono costretto a tenere le finestre chiuse a casa fino alle 7 di sera. Senti, ricordi l'ultima volta, così gli amici gli rimane bene in testa qualcuno che vuole venirti a vedere, 10-11 ottobre al Teatro di Bolzano? 10-11 ottobre al Teatro Comunale, è sabato e domenica, quindi la sera si può fare, alle 21 e la domenica alle 18, Bolzena. E poi una bella passeggiata, non ci vuole tanto, guarda, tra l'autostrada e la cassa sono un'ora e un quarto. E poi è bellissimo, c'è quel bellissimo lago, insomma, se il tempo è bello uno può venire dalla mattina e fare una bella gita. Senti, allora, Corrado, io una delle caratteristiche di questi incontri è che sono molto, molto veloci, però sono serviti secondo me a far conoscere anche magari tanti miei amici, io insomma mi onoro di essere amico tuo, colleghi e amici, ecco, quindi mi piace così un pochettino, insomma, scherzare, insomma. Sai, ormai i social sono diventati una cosa veramente improponibile, e all'interno di questi social c'è chi con un pizzico di ironia, un pizzico di poesia, un pizzico di fantasia evita di distruggere quel poco che c'è, certo, di umanità che ancora, grazie a Dio, c'è rimasta. Allora guarda, io ne approfitto per dirti una cosa, che probabilmente questa cosa, lo dico anche contro la scaramanzia perché ancora non si sa niente, però forse insomma questa cosa molto presto andrà a finire un po' in un discorso televisivo, insomma vediamo, scaramanticamente non dico niente, esatto, però bravo. Questa cosa per me è incominciata per gioco e continuerà ad essere dobbiamo un gioco. Giocare, no? E quindi poi fra l'altro insomma noi che siamo degli eterni Peter Pan giochiamo continuamente, quindi io ti faccio l'in bocca al lupo, sono contento di aver fatto questo incontro e speriamo di rivederci presto sullo stesso palco, magari sì, per qualcosa insieme, come facevamo un caffè chantato. Capitano le cose, capitano quando devono capitare, non un minuto prima, non un minuto dopo. Grazie Corrà, ma grazie, sono contento a te, perché alla fine oggi ho cantato poco, però mi ha fatto piacere sentire le tue cose, insomma, ok? Sì, grazie. grazie a te. Ciao.